Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una nuova mod 1.7.10 che ha un buon inizio. Allora, non è una mod ancora completissima, però è un'ottima idea. La mod in questione si chiama Triore, in pratica cosa aggiunge? Degli alberi che droppano ore, vero e proprio. In questo caso questo è il Diamond Tree, questo è l'Iron Tree, questo è il Gold Tree, questo è il Coal Tree e questo è il Redstone Tree. Allora, come si fanno a creare questi bellissimi alberelli? Molto semplice ragazzi, basterà prendere il materiale di cui vogliamo. In questo caso, vediamo un po', prendiamo l'iron. Ok, prendiamo diverso iron. All'interno di questa tree station, che si crafta in questa maniera, legno non lavorato e un iron ingot, noi potremo fare tutti i crafting della mod. In che senso? Allora, per creare l'alberello del sapling basterà mettere blocchi del materiale che vogliamo e un alberello centrale ci creerà un albero. Quindi all'inizio è molto dispendiosa, però se ci pensate comunque è un'ottima farm, perché questi andranno piantati, potranno essere fatti crescere col bomb mille tranquillamente e creeranno appunto questi log con tutti i puntini sopra. La cosa interessante per riuscirli a craftare, cioè per estrapolare diciamo da questo materiale, da questo log, il diamante per esempio, ci serve un altro oggettino chiamato transformer. Il transformer si crafta con il ferro, però con il lingotto di ferro. Allora aspettate che mi serve comunque la crafting normale per poter fare questa operazione, quindi mi prenderò un attimo questa crafting, ecco qui. Ok, rimettiamoci in cheat. Allora, come si fa? Si dovrebbe craftare in questa maniera, vediamo un po' se ho ragione, vediamo un po'. Ok ragazzi, scusate, ho fatto qualche tentativo e ho risolto. Il crafting si fa in questa maniera, quindi 2, 3, 4, 5 di ferro in questa posizione un po' particolare, e ci crea questo transformer. Il transformer cosa fa e a cosa serve? All'interno di questa sempre tree station, mettendolo al centro e mettendo intorno i log, vedete? Ogni 8 ne farà 8, se voi ne levate uno ve ne fa 7, quindi potete farne quante volete. Non ha consumo questo oggetto, se non erro, il transformer non ha consumo. Infatti adesso mi metto fuori dalla creative e controlliamo subito. Allora proviamo, mettiamo questo al centro, ci crea 8 diamanti, bam, e si leva il transformer, bam, si leva il transformer, bam. Quindi non so se può essere automatizzata come cosa, perché ogni volta se esce dal crafting dovrebbe uscire. Almeno che non lo facciamo magari con un applied, con un come si chiama, con l'applied energy stick, e facciamo un auto crafting, forse dovrebbe funzionare. Quindi questi log appena uscirebbero da un auto farm, perché contano come alberi normali, andrebbero a finire nell'auto crafting e l'auto crafting li trasformerebbe in ore. Quindi è una farm di ore molto automatizzabile, molto adatta a diversi pacchetti, e forse un po' troppo facile effettivamente, perché secondo me dovevano metterci un consumo al transformer, così limitavano la cosa dell'automatismo e non sarebbe stato male. Comunque è una mod che promette molto bene, speriamo in una texture un po' migliore di questi alberi, magari più particolare, perché questi puntini messi alla random sono un pochino brutti. Gli alberelli già vanno bene, vedete che carini. Va bene ragazzi, questa era la mod 1.7.10, troverete il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, passate anche dai canali singoli dei Febba, quindi con la tag IF, che troverete nella descrizione del canale principale ragazzi. E dopo questo posso dirvi soltanto, ci vediamo alla prossima puntata delle mod.